Alcuni ragazzi, dopo aver frequentato qualche anno fa il primo laboratorio di fotografia organizzato dal liceo Torricelli Ballardini, hanno fondato un gruppo all'interno della stessa scuola dedicato alla passione fotografica. I primi scatti all'interno dell'istituto, poi le prime iniziative, le feste, fino alla chiamata da parte del comune di Faenza per documentare i principali eventi della città. Dall'esperienza del gruppo del liceo è nata l'associazione Gruppo Fotografia Alu 21, una cinquantina di ragazzi che insieme coltivano la loro passione per l'immagine. L'associazione è nata, diciamo, più precisamente da un gruppo fotografia liceo che è nato 2 anni fa circa. Poi è nata un'associazione che appunto si chiama Gruppo Fotografia Alu 21, che è, diciamo, una parte più grande di questo piccolo gruppo che è nato all'interno del liceo, che comprende anche universitari, primi anni, sì, studenti dei primi anni dell'università e liceali, comunque anche altre scuole faentine del territorio. Siete un gruppo di ragazzi che vi siete ritrovati attorno alla passione della fotografia. Che cosa fate? Allora, facciamo reportage, diciamo, di eventi locali, come per esempio la cena itinerante o comunque quando ci chiamano facciamo appunto reportage e facciamo anche delle piccole mostre per conto nostro, esposte qui in giro a Faenza sempre. Il gruppo appunto è nato sulla scia del corso fotografico, dopodiché come è andata avanti la vostra maturazione, diciamo, come fotografi, la vostra preparazione, la riuscite a coltivare ancora? Sì, la riusciamo a coltivare ancora e anche in maniera molto, diciamo, presente. Infatti oggi c'era una formazione tenuta dalla Fototeca Manfrediana e appunto facciamo questa formazione che sono una serie di incontri per appunto formarci sulla fotografia, sulla storia, su come comporre una foto e sì. Come mai la scelta della fotografia? Personalmente è una passione che ho coltivato sin da piccola, mi è stata tramandata da mio padre, quindi è una passione che ho sempre voluto coltivare, adesso che ne ho l'occasione, che ne ho avuto l'occasione, l'ho presa al volo. Qual è l'obiettivo appunto dell'associazione a questo punto? Coltivare la nostra passione che è la fotografia, formarci e soprattutto crescere insieme. Il gruppo è nato all'interno del liceo, siete diventati sempre più grandi, quindi avete avuto bisogno di una sede. Allora, la sede è piccola per ora, siamo una cinquantina di ragazzi e la sede è composta da 2 stanze. Ci ritroviamo quasi tutti i giorni, non solo per fare foto e formazione, ma anche per studiare tutti assieme. Comunque è un bel luogo di incontro, di ritrovo per ragazzi. E dentro la sede ci sono materiali fotografici, come potrebbero essere delle macchine fotografiche vecchie, pellicole, le nostre vecchie stampe, e tavoli ovviamente su cui studiare. Chi più ne ha più ne metta. Col tempo non vi ha chiamato solo il comune, hanno iniziato a chiamarvi anche qualche privato, il che è un bel successo. Sì, infatti per esempio un grande nome di cui noi andiamo molto fieri è Tampieri che ci ha chiamato l'anno scorso per il suo 90° anniversario.